Hi, welcome back to Italian 30 Days with Dolce Vita. I'm Luca and my student Marina. Marina, cominciamo? Sì, cominciamo. Cominciamo. Shall we start? Shall we begin? Ok, sì. Let's begin. Cominciamo. Lezione 8. Alright, this is another way of asking how things are with you. So we learn how to say come stai. Now we have a new expression, which is come va. How's it going? So that's come va. So Marina, when I ask you come va, you can answer tutto bene, grazie, which is all's good, thanks. Mm-hmm. Or you can answer benissimo, grazie, very well, thanks. Ok, Marina, come va? Tutto bene, grazie. E come va? Benissimo, grazie. Come va? Ok, next. Now we're going to learn about family. In italiano, family si dice famiglia. You maybe heard this word in the movie The Godfather, I don't know. La famiglia, very important word. So, what's the famiglia made of? Let's see all the members of family. Brother is fratello. Sister is sorella. Son is figlio. Can you say figlio? Figlio. 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 Daughter is figlia. Husband is marito. Marito. And wife is moglie. Moglie. And mother, father is madre. Madre and padre. Padre. We already learned those ones. Yeah. Okay. We will learn some more like grandfather, but as of now, let's focus on these ones. Okay. Okay, so fratello, sorella, figlio. Figlia, marito, moglie. So now I'm going to ask you some questions about the members of your family. Okay. O, I have. No, no, I don't have. I is, do you have? So, Marina. Informal. Yes, this is informal, of course. So, Marina, hai un fratello? No, non ho un fratello. Hai una sorella? Sì, ho una sorella. Piccola. Piccola, ok. Let me ask you, hai un figlio? No, non ho un figlio. Hai una figlia? No, non ho una figlia. E tu? Hai una figlia? Io ho una figlia... No, so. Certo che no. No. Che certo? Perché sono troppo giovane. I'm too young. No, non ho una figlia. Marina, hai un marito? I'm sure some people might be interested. I'm sure some people might be interested about you, not about me. But non ho un marito, no. E tu hai un marito? Io no, non ho un marito. Hai una moglie? Non ho una moglie. Non ancora, not yet, non ancora. Hai una sorella? Sì, ho una sorella e ho un fratello. And maybe you want to ask what's her name? Yeah. So, ok, hai un fratello? Sì, ho un fratello. Come si chiama? Come si chiama il tuo fratello? Come si chiama tuo fratello? Tuo fratello. Mio fratello si chiama Michele. E Marina, come si chiama tua sorella? Mia sorella si chiama Tatiana. Tatiana, che bel nome. Rosso. Perfetto. E aspetta, come si chiama tua sorella? Mia sorella si chiama Alessandra. E come si chiama tua madre? Mia madre si chiama Elena. E come si chiama o mo? È sempre uguale, it's always the same. Come si chiama? It doesn't change. E come si chiama tuo padre? Mio padre si chiama Giovanni.
Grazie. Now you know everything about my famiglia. Sì, perfetto. Oh, wait. Aspetta. Come si chiama tuo padre? Come si chiama tua madre? Hai un fratello? Hai una sorella? Un marito? Una moglie? Take some notes, maybe write down. Okay. Marina, if I say capisci, it means that I'm asking you, do you understand? Capisci? And you can either say sì, capisco, or no, non capisco. Mm-hmm. Sì, capisco. Okay. E tu? Capisci? Dipende, it depends. Se parli russo, if you speak Russian, no, non capisco. Se parli italiano, sì, capisco. Capisci inglese? Sì, capisco l'inglese. Capisci russo? No, non capisco il russo. Capisci Spanish? Spagnolo. Capisci sì. Spagnolo? Sì, capisco lo spagnolo, sì. Capisci French? Il francese? Francese. Sì, capisco il francese. Capisci tutto, everything. Tutto? No, non capisco tutto. Magari. Magari is I wish. Magari. No. Parli. Do you speak? Okay, so Marina, you can either say sì, parlo, or no, non parlo. So I is usually the ending of tu, you. Exactly, but let's not worry about this now because we will study the verbs and we will see the differences between the verbs. Yeah, but o is how to I, conjugate. O is I. I mean, when I speak about myself, it's usually the ending is o. Yes, yes. Okay, yes. O I. Parli italiano? Sì, certo, parlo italiano. Parli francese? Sì, parlo francese. Parli russo? My no, favorite question. No, non parlo russo. Non ancora. Let's see. Oh, what a pity. Oh, che peccato. Che peccato. Che peccato. Ok, so parli, the verb is parlare, but we will learn that, ok? Mm-hmm. Mangi. We already know the verb mangiare, remember? So if you want to ask about something that you eat or you don't eat, you say mangi, do you eat? Marina, mangi il minestrone? Minestrone? Minestrone is, in Italy, is a soup made of vegetables. Sì, mangio minestrone, mi piace soup. Marina, mangi la carne di orso, which is the bear's meat. No. Non mangio. Non mangio, ok. Puoi no, domandare. So, mangi... Mangi tanto? Do you eat a lot? Sì, mangio tanto. Ok. Tu mangi mangi il cibo italiano? What's cibo? Ah, cibo is food. Italian food. Mangi il cibo italiano? I think so. Credo di sì. Penso di sì. Bevi? Do you drink? Bevi? The answer is sì, bevo, or no, non bevo. Marina, bevi il vino rosso, red wine? Sì, bevo a bit. Un po'. Un po', sì, bevo il vino rosso un po'. E Marina, bevi il whisky? No, non bevo il whisky. Bevi il... bevi la birra? Birra? Birra, beer. Oh, no, non bevo la birra. Mm-hmm. E tu bevi il cappuccino? Bevo il cappuccino, sì, bevo il cappuccino a colazione, for breakfast, a colazione.
Bevi il tè? Sì, bevo il tè qualche volta, sometimes. Ok, bevi acqua? Sì, bevo sempre l'acqua, sempre, always. Grazie. Prego. Lavori? Do you work? Sì, lavoro. No, non lavoro. Insomma, Marina, lavori? Sì, lavoro. E tu, mm-hmm. lavori? No, non lavoro. Studio. I'm kidding. Sto scherzando. Sì, lavoro. And later we will talk about jobs, so we will see how to, you know, answer the question, what's your job? Not yet. Finally, studi. See, it's very similar. Do you study? In Italian is studi, studi. Marina, studi? Sì, studio. No, non studio. Marina? Studi? Sì, studio lo spagnolo, studio il francese. Non studio il giapponese. Japanese, I don't study Japanese. Non studio il cinese. Studio la letteratura, literature. Va bene? Capito? Sì. Ho capito. Perfetto. Noi ci vediamo alla prossima lezione. A presto!